nei giorni soleggiati di neve? George si alzava presto e di ottimo umore. Ma quel giorno scoprì che Bill si era alzato ancora più presto e di umore migliore. Ciao, George! Blocchi di neve. Voglio costruire una casa di neve, anche se il termine corretto è igloo. Sì, per guadagnarmi il distintivo di lupetto al campeggio invernale. E quindi devo costruire un igloo e dormirci tutta la notte. All'improvviso George capì che voleva fare esattamente questo, costruire un igloo e dormirci, proprio come Bill. Tu vorresti aiutarmi? E dormire anche tu nell'igloo? Perché no? Diamoci da fare! George, quella non è la tecnica giusta. Ora ti faccio vedere. I cittadini non sono pratici di costruzioni non convenzionali. Vedi, la prima cosa da fare è disegnare un cerchio nella neve. Questo è il punto di partenza. Poi devi prendere i blocchi e metterli uno accanto all'altro, in questo modo. Bill mostrò a George come costruire le pareti dell'igloo, blocco dopo blocco, facendo in modo che lo strato di sopra fosse sovrapposto a quello di sotto. Sì, e una volta finito, potremo pareggiare i blocchi dall'interno. Mentre lo costruivano, l'igloo cominciò a sembrare un pallone tagliato a metà. Vedi? Continuiamo a modellare i blocchi e li mettiamo in cerchio, finché non resta un piccolo buco in centro. E lo riempiamo con un grande blocco che si chiama chiave di volta. Devi incastrarlo, così terrà salde le pareti. Ora pratico dei buchi per l'aria. E dobbiamo riempire tutte le fessure con la neve per stare al caldo. Ecco, è pronto. Ora facciamo un controllo. George era euforico. Non era mai stato in un igloo. L'interno era più piccolo di quanto George avesse pensato. Avrebbe voluto un igloo per divertirsi. Grande abbastanza per contenere un letto, una tuba e i suoi amici. Una cosa come la sua stanza, ma ancora migliore. Vuoi costruire un igloo tutto tuo? Certo, vorrei aiutarti, ma devo riempire queste fessure e poi fare i compiti. Quindi George cominciò il secondo igloo della giornata con l'aiuto dell'uomo dal cappello giallo. Ma stavolta lo fece più grande. E più alto. E ci portò dentro dei mobili. Fantastico! Che bella finestra! Sicuro di voler passare qui la notte, George? Come vuoi, vado a preparare la cioccolata? Ok! Ehi, George! Come va? Accidenti! Ma questo è enorme! Ci hai messo anche un letto! È un divano! Fantastico! Però potresti sentire freddo la notte. Più sono grandi, più freddi sono. George non era preoccupato. Pensava di dormire col cappotto. Sono le 21:03. La pressione è in calo. La temperatura è costante. Notte, George! Allora, sei al caldo? Ricordati, George, se hai freddo puoi sempre tornare dentro. D'accordo, allora.
fa la brava scimmietta. George avrebbe passato un'intera notte in un igloo. Due ore dopo si svegliò congelato. Forse avrebbe trovato il modo di chiudere la finestra. C'era molto meno vento, ma non faceva più caldo. George pensò di andare a vedere come stava Bill. Devo andare da mangiare ai coniglietti. Sembrava che Bill stesse benissimo. Aveva ragione. Un igloo piccolo è più caldo. Meno spazioso, ma caldo. E le fessure dell'igloo di Bill erano state riempite di neve. Così non entrava vento. George aveva dimenticato di farlo. Faceva troppo freddo per pensarci ora ed era un lavoro troppo complicato. George desiderava davvero passare la notte in un igloo. E forse poteva ancora farlo. Avrebbe costruito l'igloo dentro casa. Un igloo più piccolo. Si stava bene al caldo. Ma George pensò che fosse meglio abbassare il termostato, così l'igloo non si sarebbe sciolto. Ossigeno! È freddissimo! Devo aver abbassato troppo il riscaldamento. Il riscaldamento è spento. Ecco perché fa così freddo. Oh, sono le 7! Il distintivo è mio! Oh. Ce l'abbiamo fatta, George! Oh, oh! George? Ciao, Bill. Vuoi metterti seduto? No. Come vuoi. Non voglio preoccuparti, ma non ho trovato George nel suo igloo. Tranquillo, probabilmente è di sopra. Oh? Ma cosa... Oh, questa poi... George! George, perché c'è un igloo sciolto nel soggiorno? Ah, là fuori avevi freddo. Oh, quindi hai deciso di costruire un igloo dentro casa? Comprensibile per uno che vive in città. Come capo lupetto del gruppo lupetti numero 674, sono fiero di dare a Bill il suo distintivo per il campeggio invernale. Che bello! Ecco qua. E ora io e George vorremmo invitare tutti voi a un piccolo festeggiamento.
L'iglù di George era troppo freddo per dormirci, ma era adatto a una festa. Ehi, hey George, hai un po' di ghiaccio per il punch? Fantastico, grazie! E questo fu l'inizio del club ricreativo dell'iglù della scimmietta. Aperto tutti i fine settimana, finché non si sciolse in primavera.